Giocare insieme per vincere tutti sarà in favore dell'associazione Vinci con noi, che si occupa di introdurre alla pratica dello sport tanti bambini affetti da autismo, il quadrangolare di calcio che si terrà a Bari sabato 18 gennaio tra squadre dei comuni di Bari e Altamura e del Lions Club di Bari. Abbiamo questa possibilità di poter unire solidarietà, sport, e ci sarà anche la presenza del sindaco che giocherà qualche minuto. E perché? Perché in questo momento lo sport per i bambini autistici diventa un momento importante di socializzazione che impone delle regole e che possono essere importanti in questo difficile percorso della seconda infanzia del bimbo autistico. Sì, è un contributo importante perché ci dà la possibilità di diffondere informazione rispetto non soltanto alla sindrome autistica, ma all'importanza dell'inclusione delle persone che hanno questa sindrome. Un'inclusione che può avvenire ogni giorno, anche in piccoli gesti da parte della gente comune, nelle scuole, nelle agenzie educative e sportive, anche al semplice supermercato. Con un po' di sensibilità e di attenzione in più si può riuscire a valorizzare e a includere socialmente le persone che hanno questa disarmonia del neurosviluppo. Testimonial della manifestazione Mingo De Pasquale, che sta lavorando a uno spot per sensibilizzare le persone sul tema dell'autismo. Io ormai sostengo da un po' di tempo l'associazione Vinci con noi, anche in questo caso dove si gioca a calcio per solidarietà. Io premetto, non gioco, però sostengo l'associazione per portare avanti sempre il progetto Mica Scemo, che è il progetto cinematografico, quindi un film tratto dallo spot autistico Mica Scemo, che credo ormai conoscete tutti.